Due ore e mezza di un'incredibile altalena di emozioni, 5 set in cui è successo di tutto e di contrario di tutto per una qualificazione decisa soltanto ai vantaggi di un tiebreak vietato ai deboli di cuore. E la Igor Gorgonzola Novara a conquistare il pass alla semifinale playoff contro Scandicci, superando una Firenze monumentale per coraggio, qualità e determinazione. La squadra di Caprara, sotto 2-7-0, ha avuto la forza di ribaltare la partita, approfittando anche del blackout complessivo di Novara dopo l'infortunio che ha messo KO il libero Sanson. Ha avuto anche un match point a propria disposizione al tiebreak prima di arrendersi al colpo di coda di una fuoriclasse come Egonu. Primo set giocato sul filo dell'equilibrio, spezzato dagli esi di Egonu e dagli attacchi di Velkovic e Barsch per il 25-22 che mette tutta la pressione sul bisonte. Le fiorentine però sono squadra vera e restano dentro la partita, ma sul 15-17 è ancora Novara a trovare il break decisivo con Egonu che infila 5 punti nel parziale di 9-3 con cui Novara chiude 25-22. Sul 6-4 del terzo set Sanson è costretto al forfait per un problema muscolare. La squadra di Barbolini smarrisce le sue insicurezze, al resto ci pensano i muri di Alberti e gli attacchi di Daldrop e Sorokaite, che dal 17-15 confezionano un parziale di 4-10 con cui Firenze riapre il match portandosi sul 2-1. Novara in confusione, Gonu non va più a terra e Firenze dilaga nel quarto set, dominando il parziale chiuso 12-25. Nel tiebreak succede di tutto, Novara sale 6-3, Firenze ribalta sul 6-8 e poi punto a punto si arriva al 17-15 firmato dai Gonu nonostante le incredibili difese di Parrocchiale.